Firmato nella sala giunta di Atripalda l'accordo per il distretto diffuso del commercio. 12 comuni fanno rete per costruire strategie comuni, attingere i fondi per sostenere le attività colpite dalla pandemia. La regione a tal proposito ha destinato un finanziamento di 5 milioni di euro per le imprese in crisi. Il 30 giugno ha fissato il termine ultimo per l'attività dell'avviso a valere del fondo, un volano importante per alimentare sinergia anche tra le stesse istituzioni. Un patto siglato dai vari attori impegnati sul territorio per rigenerare le polarità Urbane, promuovere le diverse realtà impegnate nella valorizzazione del commercio, come ribadisce l'assessore del comune di Atipalda Gianna Parziale. A Tripalda nasce proprio come una città del commercio e quindi proprio come assessore al commercio, sollecitata dalle varie associazioni sul territorio e soprattutto dai commercianti sin dall'inizio, ehm, abbiamo deciso di dare un input per poter dar vita a un rilancio proprio di, del nostro territorio. Daremo il via questa, con questa firma di, di accordo fra i vari eh, sindaci presenti e soprattutto diciamo, posso aggiungere che ehm, gli spunti dalle riunioni che già abbiamo fatti sono stati tantissimi. Il problema fondamentale è che ormai qualsiasi cosa si faccia non ha mai effettivamente una ricaduta sul territorio. Invece lo scopo oggi di essere qui tutti presenti e quindi anche la necessità di far comprendere come utilizzare il distretto commerciale per un territorio quale qual è così basso perché abbiamo raggiunto, dovremmo raggiungere i quasi 27.000 abitanti per noi rappresenta un punto, un inizio e quindi la possibilità di coinvolgere le varie associazioni e, le varie, diciamo, i, e tutti diciamo, gli organi che possano darci una mano per poter dare sia la rivalutazione del commercio ma ehm, rientra anche nella possibilità di ehm, rivalutare il territorio oh, con, per il decoro urbano, per, rilanciare, per farlo diventare più attrattivo.